Amici complottisti, a tutti voi buongiorno da Norbert. Oggi è venerdì 20 maggio 2022. Poteva mancare nella narrazione della strategia della tensione l'ennesimo virus? No, non poteva mancare ed eccolo qua, Zacchete, in attesa, diciamo così, del nuovo prêt-à-porter virale di questo autunno-inverno 2022-2023, è apparso magicamente il virus del vaiolo della scimmia. Oh, non che sia una cosa nuova, perché di questo virus se ne sentì già parlare ancora nel lontano 2003, per quanto riguardava, se ben ricordo, dei casi in cui si erano trovati dei positivi perché avevano viaggiato in Africa e tutte queste storie qua erano, non so se stati morsi dalle scimmie o da qualche cane randagio, chi lo sa. E perché dico cani? Dico cani randagi perché è uno dei tanti luminari, delle tante vero star che si riaffacciano ovviamente nella narrazione mainstream dopo essere stati cheti cheti, perché nel frattempo dovevano anche terrorizzarci con questa crisi Russia-Ucraina, no? Quindi erano temporaneamente scomparsi, ma attenzione, a volte ritornano, anzi sempre ritornano. Tale pregliasco si legge, quindi non sono cose che dico io, sono cose che se ne andate a cercare potete verificarle. Dice così che questo virus qua può essere trasmesso dai cani e dai roditori. Quindi immagino che chi ha un cane in casa, o piuttosto che un coniglietto, un criceto o un porcellino d'India, sia in grave pericolo a questo punto. E io direi che anche ci viene da pensare e da sospettare che tutta questa promozione, questo incentivare il possesso di cani, che poi è sfociato in un attaccamento morboso, in una sorta di emulazione, in tutta una catena di prodotti e di mercato che c'è andata dietro. Diciamo che da parte c'è una volontà, c'era una volontà e c'è ancora una volontà nell'incentivare appunto il possesso dei cani, che sono aumentati effettivamente a dismisura. Io non ho niente contro i cani, assolutamente, ne ho sempre avuto cani anch'io, adesso sono anni che purtroppo abitando in un appartamento non ne ho più, comunque ce l'ha anche mia figlia e via discorrendo, ma non è questo il punto. Il punto è che c'è stato un aumento vertiginoso di questi cani nelle famiglie, negli appartamenti. Addirittura molti padroncini non hanno un solo cane, ne hanno due o addirittura tre. E quindi ci sarebbe da domandarsi come mai in questi ultimi 10-15 anni c'è stata questa promozione, questi consigli per gli acquisti per i nostri migliori amici, no? E guarda caso, nel carosello delle varie epidemie, pandemie, allarmi, virus e quant'altro, adesso sbuca fuori il pericolo dei cani. Quindi che cosa hanno in mente lor signori, cioè quelli che, amici complottisti, come me, io che sono il complottista numero uno, no? Cosa hanno in mente i padroni del mondo, secondo voi, a questo punto? Della serie, chi possiede i cani dovrà allontanarli dai bambini, o i bambini dovranno essere allontanati dai cani, o forse bisognerà portare i cani a prendere delle medicine business particolari piuttosto che delle iniezioni, oppure dovremo noi obbligatoriamente sottoporci a uno dei tanti infiniti vaccini che si sono inventati in questi ultimi anni. Sì, perché guardate che non è l'unica emergenza annunciata per quanto riguarda i virus. Se navigate su internet, ma adesso anche nelle televisioni private si affacciano questi generi di spot contro, diciamo così, a favore dei
dei farmaci e dei vaccini per combattere i virus. Allora si parla anche, se ricordo bene la sigla, TBE. Arriva l'estate e quindi attenzione, dovete vaccinarvi contro la TBE. Che cos'è? È la malattia che trasmettono le zecche se andate in giro per i boschi, se andate in vacanza, se andate così a sedermi nei prati a fare un picnic. Si chiama, oltre che business ovviamente, strategia della tensione. Strategia della tensione per creare paura, per creare contrasti sociali, creare divisioni, prendere possesso di una parte dell'opinione pubblica e metterla contro l'altra, in maniera che così, controllandone una parte, si riescono a ottenere determinati scopi che non si riuscirebbero ad ottenere se invece fossimo tutti quanti d'accordo, compatti e uniti nel voler combattere un nemico che individuiamo e che è condiviso. È la stessa cosa, lo stesso giochetto è sempre quello, gira e rigira, e vale anche per l'attuale crisi che c'è tra la Russia e l'Ucraina. Hanno volutamente fatto in modo che si creassero degli schieramenti stile tifoseria da stadio, per rompere quelle che sono anche le ideologie, perché poi il fatto di schierarsi dalla Russia, dalla parte della Russia piuttosto che dalla parte dell'Ucraina, anche questa cosa qui spacca e rompe quelli che sono le appartenenze politiche, perché si pone trasversalmente per quanto riguarda, diciamo così, i giudizi che si possono dare a livello individuale e quello che può essere il pensiero, diciamo, di ciascuno di noi sulla vicenda. Quindi tutto sta sempre lì, sta sempre nel dividi e impera. Ovviamente i pennivendoli che sono alimentati dal regime, perché il regime ha in mano tutta l'informazione, tranne pochissimi casi. Io consiglio sempre di seguire, di non guardare i telegiornali assolutamente della RAI, di non guardare assolutamente Mediaset, la 7 men che meno, questo è il mio consiglio, no? finché lecito almeno rilasciare consigli, ma di guardare BioBlu sul canale 262 del digitale terrestre, oppure se volete anche su internet, di seguire sempre su internet Visione TV di Francesco Toscano, che ha un'ottima rassegna stampa ogni mattina alle 11, dove analizza e critica quelle che sono le notizie del giorno che appaiono sulla stampa mainstream, in modo da potervi così aprire gli occhi su certi particolari che magari normalmente ci sfuggono, ma che proprio per questo sono forse i più significativi e i più importanti, e sui quali, quindi sul detto e non detto, sull'equivoco, giocano i poteri forti, in definitiva. Quindi amici, come vedete è arrivato finalmente direi, perché si cominciava a dire la verità, a sentire un po' di nostalgia di qualche nuovo virus, no? Ecco, è arrivato finalmente anche il virus del vaiolo della scimmia. Attenzione quindi, perché adesso io credo, potrei sbagliare, non ci posso mettere la firma, però credo che adesso punteranno, e dai che ti dai un po' alla volta, sul fatto di chi possiede i cani e chissà cos'altro hanno in mente, chissà perché la puntano in quella direzione, perché uno non è che può dire no, io non entro nel tal posto, io non metto la mascherina, quindi schivare la questione. Uno, una volta che possiede un cane, evidentemente quello lì è segnato, a meno che non se ne liberi. Io credo che troveremo, se si va in questa direzione, tanti cani in giro abbandonati. Io temo questo più che altro. Ma d'altronde lo scopo vero del regime è quello di creare caos, di creare problemi per poi scatenare una reazione da parte dei sudditi e quindi offrire di conseguenza, con la repressione, una soluzione.
quindi nuova privazione di diritti fondamentali che perderemo e che prima di tornare a riconquistare probabilmente passeranno decenni. Per oggi non ho altro da aggiungere, il disastro globale non ha alcuna novità, rimane sempre un disastro globale e prosegue diritto e imperturbabile lungo il suo binario infernale. Sta a noi riuscire a fermare il macchinista. A tutti voi, buona giornata da Norberto.